nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della sapienza. Allora, bentornati. Siamo all'incontro biblico di dicembre. Oggi siamo in mezzo, siamo tra la Madonna di Loreto e la Madonna di Guadalupe. Dopo la festa dell'Immacolata, vicini ormai all'ultima parte dell'Avvento, quindi stasera vedremo adesso vediamo un attimo la slides dell'ultimo incontro, in modo tale che possiamo andare a vedere insieme un po' dove stiamo. L'ultima volta abbiamo approfondito, siamo nel libro dei segni, ricordate la prima parte del Vangelo di San Giovanni, fino alla risurrezione di Lazzaro, i primi 12 capitoli, e abbiamo visto la volta scorsa la prima manifestazione della gloria di Gesù attraverso la predicazione del Battista, quindi la parte seguente, il prologo. Oggi cominciamo dalle nozze di Cana e quindi cominciamo a addentrarci nel libro dei segni. La nozze di Cana è il primo dei sette segni. Se Dio vuole vedremo anche la purificazione del Tempio, colloquio con Nicodemo, l'ultima testimonianza del Battista, che è bellissima, un passaggio veramente da andare in semiestasi, e vediamo se riusciamo a fare il colloquio con la Samaritana, che però insomma avrebbe bisogno di spazi abbastanza ampi di discussione. Poi ci andiamo nell'ordine, vedi, i segni sono esposti sempre in ordine: primo, secondo, la guarigione del figlio del funzionario; il terzo, la guarigione dell'infermo della piscina di Bezzeta. E poi ricordate sempre che c'è l'alternanza tra i segni e i discorsi: primo discorso, secondo discorso, questo è già il terzo, tre segni e tre discorsi. Discorsi molto ampi: la moltiplicazione dei pani è il segno numero 4, Gesù cammina sulle acque è il segno numero 5, altro grande discorso alla sinagoga di Cafarno e confessione di Pietro, l'ho già detto, insomma, stanno organizzando i preventivi per la Terra Santa. Io già soltanto a pensare che mi ritroverò un'altra volta a Cafarno, tra i resti della sinagoga di Cafarno, a leggere il capitolo 6 in diretta lì di San Giovanni, già quello ti manda in semiestasi cosciente ante litteram, no? Poi c'è il capitolo delle discussioni, anche le discussioni erano la pelle al nostro Signore, la discussione che culmina con l'adultera, con cui il nostro Signore mette tutti zitti, si mette seduto a scrivere col dito per terra, facciamo un prequel, tutti i peccati, tutti quelli di astanti, lui che dice: sentite, chiacchieroni, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra, chiacchieroni. Vabbè. Poi c'è un altro discorso di Gesù sulla testimonianza che Gesù rende a se stesso, poi il discorso su Gesù e Abramo, anche questo molto profondo da un punto di vista proprio teologico, il cieco nato, che è il sesto segno, ancora il discorso sul buon pastore, questo è esclusivo del Vangelo di San Giovanni, la risurrezione di Lazzaro e poi la condanna a morte di Gesù, l'unzione di Betania, l'ingresso a Gerusalemme e l'ultimo discorso, cioè quello sulla sua prossima glorificazione. Questo è un pochino il percorso che ci attende vedendo insieme tutte queste belle cose. Bene, adesso andando al discorso odierno, oggi cercheremo di fare questa slide qui che vedete alle mie spalle, appunto i capitoli 1 e 3. Abbiamo visto la volta scorsa San Giovanni nella sua predicazione e vi ricordate i primi discepoli, quella bella narrazione di San Giovanni che autobiografica, che spiega tutto quanto abbiamo visto, abbiamo imparato, l'abbiamo ridetto anche oggi con la udienza dal Papa, perché già l'udienza dal Papa, per spiegare anche il senso di questa cosa, perché l'udienza dal Papa non si ha così tanto per curiosità, cioè andare in udienza pubblica come parrocchia
dal successore di Pietro vuol dire fare un atto ecclesiale importante dal punto di vista di Pietro, no? Perché Pietro, il Papa è il successore di Pietro, nella Chiesa sta il successore di Pietro e i vescovi, il collegio episcopale, sono successori degli apostoli. Ok, ho fatto una domanda a tutti presenti nel pullman: chi di voi conosce il nome degli nomi dei 12 apostoli? Beccati tutti quanti. Allora, dopo l'incontro scorso spero che vi ricordiate che Andrea e Giovanni, fratello di Simon Pietro e Andrea, e Giovanni è fratello di Giacomo e di Zebedeo, c'erano tre coppie di fratelli come questa mattina, erano i primi discepoli di Gesù, i primi in assoluto. Poi, sì, abbiamo fatto un po' di battute che è Andrea che si è tirato Pietro dietro, per cui gli ortodossi dicono: ah, voi dite che ci ha privato Pietro, ma che dite? No, è il fratello che l'ha portato. Ecco, quindi si scherza un pochino per sdrammatizzare, ecco, la ferita che ancora abbiamo del non essere ancora un solo greggio, un solo pastore, no? Quindi ci siamo fermati lì perché questo era un episodio abbastanza qualificante, insomma, edificante. Oggi dobbiamo vedere l'episodio. Sto tornando indietro alla fine davanti. Le nozze di Cana, il primo strepitoso segno di Gesù, come vedremo un fuori programma, perché probabilmente da quello che il Vangelo fa capire quello non doveva essere il primo miracolo e invece lo è stato. Quindi questi sono i cambi di registro che dipendono, sapete che in paradiso c'è una variabile santamente imprevedibile, si chiama il fattore M, sono vari fattori, fattore M significa fattore Maria. Perché sapete che a quanto pare, rispetto alla profezia del profeta Daniele aveva profetizzato a suo tempo 70 settimane tra virgolette di anni prima dell'incarnazione del Verbo, ma quelle 70 sono diventate 65, quindi c'è stato un accorciamento, capite? Solo che le profezie non si sbagliano, non falliscono, solo che c'è il fattore M che ha la capacità di, come dire, fare queste cose qua, capite? Quindi ha fatto incarnare il Verbo un po' prima del tempo, gli ha fatto fare i miracoli prima del tempo e pare che l'abbia fatto anche risorgere prima del tempo. Quindi vedete che il fattore M è un fattore molto santamente pericoloso. Ci sta il fattore M. E il fattore M qui si vede subito, perché siccome San Giovanni lo conosceva bene il fattore M, perché San Giovanni, beatissimo a lui, io guardate, cioè, io invidioso no, ma delle cose spirituali in senso vero, l'invidia della grazia altrui è un peccato contro lo Spirito Santo, quando uno ha l'invidia perché dice: ah, perché a lui sì, però ci sta pure la santa invidia, dicono i santi, beato lui, sono contento per te, ma se fosse capitato a me non è che mi sarei messo a piagne, no? Ecco, capito? Cioè, San Giovanni che è stato per 25 anni con la Madonna, lo celebrava tutti quanti i giorni la messa da solo con la Madonna, ma vabbè, pazienza, insomma, no? Che dobbiamo fare? Ecco, quindi, siccome San Giovanni lo conosceva bene il fattore M, ne ha parlato, perché guardate, questo è impressionante, quando adesso vedendo le nozze di Cana, primo, vedremo subito che le nozze di Cana del primo segno, ma già rimanda all'ultimo, che è la risurrezione di Lazzaro. Dice: ma che c'entra acqua e vino con la risurrezione di Lazzaro? Che c'entra? C'entra e come? C'è un arco, no? C'è un crescendo. Voi sapete che il 7, San Giovanni, insomma, dirà alla fine del Vangelo: se io dovessi scrivere tutti i segni e tutte le parole che ha detto Gesù, questo è il grande San Giovanni, veramente un grande, non basterebbero tutti i libri della terra per contenere gli scritti che si dovrebbero fare. È per questo che poi Gesù ha continuato, è apparso a tante persone, ha rivelato particolari della sua vita con rivelazioni private, ce ne sono alcune bellissime, insomma, no? Perché nei Vangeli, attenzione, non c'è scritto tutto, non dobbiamo pensare che hanno fatto una cronistoria completa, questo l'abbiamo già visto, nei Vangeli c'è scritto ciò che è essenziale per capire chi è Gesù, cosa ha fatto, qual è il senso, la sua redenzione, eccetera. Dio fa sempre così. Nelle manifestazioni pubbliche Dio dice ciò che è necessario, a volte anche ciò che è strettamente necessario, perché vuole che
non alimenta la nostra gola spirituale. Questo basta e avanza, segui questo e questo. Poi però delle volte li prendo un po' di codice, ma dai, va. Non troppo, perché se no facciamo il paradiso sulla terra, non si può fare. Però qualche altra cosa ce la dice. Quindi San Giovanni stesso dice, quindi quei sette segni non sono, Gesù di miracoli ha fatti molti di più, molti miracoli li ha raccontati nei Vangeli sinottici e quindi non li ha ripetuti, quindi sono tantissimi, i discorsi che Gesù ha fatto sono molto di più, però li ha racchiusi in questi sette segni e sette discorsi. Perché? Perché sette è un numero sacro, sette è uno dei numeri della perfezione, non soltanto da un punto di vista soprannaturale, no? Quindi quanti sono i sacramenti della nuova alleanza e dell'altro catechismo? Sono sette. Guardate che Dio non fa le cose fatte a casaccio, sono sette perché devono essere sette. Quanti sono i doni dello Spirito Santo elevato al catechismo? Sette. Questo vale pure per le cose che non funzionano, perché quanti sono i vizi capitali? Ma questo vale anche nelle cose umane. Quanti sono i giorni della settimana? Quante sono le note musicali? Chi di voi suona? Le note musicali non abbiamo deciso noi quante sono, cioè la musica è un altro mistero divino. Sapete che in paradiso altro che musica, altro che danze, altro che canti. Ricordate quello che vi dico, allora si diceva in paradiso c'è la musica, i canti, le danze, altro che molto più bello di quello che viviamo noi. Cioè chi suona non è che dice bene, da oggi in poi le note sono 8, prova, inventatene un'altra, fanno una nuova. Oppure se voi adesso prendete un bel prisma, anche se questa è una luce artificiale, e guardate attraverso un prisma lì, voi vedete sette colori, sono i sette colori dell'iride, penso che lo sappiate, questo che non c'è una grande cultura, cioè basta che c'è un pezzettino di vetro, lo mettete, vedrete, i sette colori dell'iride, sono sette, una volta le sei volte in memoria, rosso, arancione, indaco, violetto, giallo, verde e azzurro dovrebbero essere, sì. So questi, capito? Quindi il numero 7 è un numero sacro, quindi vuol dire che quei sette segni sono la perfezione dell'opera soprannaturale che Gesù ha fatto, e quei sette discorsi te li impari a memoria, è quanto basta per capire bene tutto il pensiero di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è uno dei numeri, 3 e 7 sono a diverso titolo i numeri della perfezione, sono proprio questo, perché lo sappiamo, insomma, 3 è il numero perfetto perché Dio è trino, ma poi c'è anche il numero 5, 5 pani, 2 pesci, però vedremo perché 5 è un numero sacro, punto interrogativo, chi lo sa? Perché 5 sono le piaghe di nostro Signore, che le manine di nostro Signore sono 2, i piedini sono 2 e il costato è la quinta, quindi... Poi c'è il numero sacro 10, perché 10 sono le 10 parole, i 10 comandamenti. Poi c'è il numero sacro 12, perché 12 sono i figli di Giacobbe, che derivano dal popolo dell'antica alleanza, e 12 sono gli apostoli. Quando un libro dell'Apocalisse, che è sempre scritto da Giovanni, dice, sapete, no? Il numero degli eletti sono 144.000, lo sapete che quando ero piccolino i testimoni di Geova andavano in giro dicendo: noi siamo gli eletti, 144.000, a parte che sono diventati un pochino di più, capite? Ma 144.000 non sono mica, non è un numero reale. 144.000 è 12 per 12 per 1000, che è 10 al cubo. Quindi che significa? Gli eletti appartenenti al popolo dell'antica alleanza, cioè 12 figli di discendenti dei 12 figli di Giacobbe. Gli eletti appartenenti al popolo della nuova alleanza, cioè quelli che dipendono e che succedono agli apostoli, che sono i figli degli apostoli, cioè tutti quanti membri della Chiesa, moltiplicato 10 al cubo, cioè il numero della totalità elevato al numero della perfezione, cioè chi sono le 144.000? Sono tutti quelli che troveremo in paradiso, cioè sono tutti quelli che il Signore da sempre conosce, che dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento avrebbero accolto e vissuto bene la grazia di Dio, che andranno in paradiso, cioè sono la Chiesa, d'accordo? Quindi bisogna fare attenzione, perché ecco perché la Bibbia, specialmente alcuni libri, prima di accostarci sì, bisogna stare tranquilli, insomma, non accostarsi come pionieri, che capite, andare a auto inventarsi, insomma, interpreti esegeti, perché uno
scantona subito, capito? Non ci vuole nulla a scantonare, insomma, no? Ecco, quindi questo è un po' il quadro. Perdonate, mi sono dilungato un po', però ecco, è importante in questi incontri. Poi c'è la purificazione del Tempio. Dopo le nozze di Cana, nostro Signore, nel Vangelo di San Giovanni, la prima cosa che fa, perché, capite? Voi sapete che c'è molta gente che dice che giustifica alcuni comportamenti un pochino borderline. Dice sì, Gesù era buono, era misericordioso, però quando ce vo, ha pure sfasciato tutto e scacciato tutti i mercanti del Tempio. Vero. Attenzione però, in che veste Gesù ha scacciato i mercanti dal Tempio? In veste umana o in veste divina? Non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Tenete presente che il Vangelo di San Giovanni è sempre il Vangelo che accentua che quell'uomo, Gesù di Nazareth, è Dio. Quindi quando agisce, quando parla, agisce e parla da Dio. Quindi non è casuale che fa il primo segno e subito dopo parte subito un quarto, va a Gerusalemme e sfascia tutto. Cosa sta facendo? Sta agendo da figlio di Dio, sto dicendo questa è casa di mio Padre, io lo sto facendo questo non perché sono un pinco pallino chiunque, perché io lo posso fare, gli altri no, ma io sì, perché questa è casa mia. Capito? Allora dice, sì, è vero che Gesù ha fatto, sfasciato tutto? Sì, sì. Dice, quindi tu pensi che sia lecito andare a fare bagarre? Bene, tu che sei il figlio di Dio? Punto interrogativo. I commentatori, anche San Tommaso d'Aquino, quando commentano questo episodio, dice sì, lo ha fatto, ma lo ha fatto perché lo poteva fare, capito? Noi riteniamo di essere così rappresentativi da potercelo permettere, punto interrogativo. Dice, ah sì, ai farisei prima l'ha trattati bene, però prima della passione gliela cantate, questo l'abbiamo visto nei Vangeli sinottici, no? Ci stanno le 7 in 20, serpenti, razza di vipere, sepolcri imbiancati. E in che veste ha agito in quella circostanza? Da mite agnello alla figlia dell'uomo, oppure anche lì, prima della mia passione, te la canto perché te la posso cantare? Perché insomma il nostro Signore lo sapeva bene che c'era nel cuore dei farisei. Noi lo possiamo fare questo qui a cuor leggero? Vi ricordate Fantozzi non lo faceva con la mano? Faceva così, no? Insomma, c'è qualche dubbio, c'è. Ecco, dobbiamo stare sempre molto tranquilli. Ecco, sicuramente imitare Gesù mite ed umile di cuore, la sua immolazione, la sua dolcezza, la sua... Questo per carità, questo ci possiamo scatenare come ci pare, d'accordo? Ma i gesti che lui ha fatto forti non li ha fatti semplicemente come uomo, ecco, che si viene a fare solidare, l'ha fatti in quanto Dio l'ha fatti, capito? Possiamo noi rifare questa cosa? Dice, l'ha fatta Gesù, lo faccio pure io. Ma rifacciamo Fantozzi, insomma, rifacciamo così e così con la mano, ecco, pensandoci bene, ecco, pensandoci con molta attenzione. Poi c'è il colloquio con Nicodemo, bellissimo anche questo qui, che riprende un tema tipicamente dell'Avvento, come si dirà. Dice, se uno non rinasce dall'acqua e dello spirito, dice, i figli miei sono i figli del vento, come il vento, sanno il vento, senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Questa è che riprende, vi ricordate il capitolo primo del Vangelo di San Giovanni, cioè, maestro dove abiti? Io abito dunque, allora vi spiego bene, abitavo a Nazareth fino a 30 anni con mia madre, adesso però ho cominciato la mia missione e quindi mettetevi bene in testa che nella mia missione non ci sarà dimora, d'accordo? Andremo pagando, se qualcuno si dà a dormire si torna, no, non dice niente Gesù, vieni e vieni. Perché la vita cristiana è fatta così, noi vorremmo sempre sapere tante cose. Ma non ci mettiamo seduti, aspetta, vediamo un attimo, spiegami bene,
fammi fare un po' dei conti, poi io vedo se mi conviene o se non mi conviene, sì o no. Allora, hai sbagliato proprio, hai sbagliato datore di lavoro. Che il nostro Signore dice, vieni, ti devi fidare di me, ti fidi di me, bene, ti metti a camminare, te porto io. Quindi pensate tutti quelli adesso, il prevedere il futuro, sapete che tanti peccati mortali contro il primo comandamento, che sono i peccati di occultismo, derivano dalla nostra insana voglia di sapere il futuro. Chi va dal mago, che ce va a fare? Vuole conoscere il futuro. Chi fa i tarocchi vuole conoscere il futuro. Chi fa leggere la mano vuole conoscere il futuro. Chi si fa leggere le carte vuole conoscere il futuro. Chi evoca i morti, capite? Vuole essere sicuro che il morto stia in paradiso, eccetera, eccetera. Sono tutti tanti peccati gravissimi contro il primo comandamento e sono tutte tante cose in cui entra in ballo il diavolo. Perché il nostro Signore, il futuro, non vuole che noi lo conosciamo, perché se volesse ce lo rivelerebbe. Vuole che noi la nostra vita la affidiamo a Lui. Siamo tranquilli perché Lui ci porterà sicuramente in buoni posti, d'accordo? Ma non vuole che le conosciamo queste cose. Perché se volesse che le conoscessimo, ce le direbbe. Ogni tanto ci fa conoscere qualcosa del futuro? Sì. Quando lui vuole, se vuole, come vuole e quanto vuole e in quanto vuole. Ogni tanto ce la dà qualche chicchetta. Se ce la dà lui, ce la prendiamo. Noi non possiamo andarcela a prendere forzando. Questo non si può fare. Ok, e detto questo, cambiamo adesso scrivania e andiamo, cominciamo un pochino a vedere i brani di oggi, cominciando dalle nozze di Cana. Ditemi se dietro non siete bene, io adesso metto tutti quanti i caratteri più alti o più grandi possibili. Ok, si vede bene? Possiamo aumentare un pochino, esageriamo, dai. Esageriamo. Chiede bene. Hai visto che bello il proiettore nuovo? È un cinema, sì. Deve essere così, perché insomma. Allora, ce lo leggiamo anzitutto le nozze di Cana. Tre giorni dopo, attenzione, chi sarebbe anche molto interessato andare a fare tutto il conto dei giorni, gli esegeti qui, il Vangelo di San Giovanni non finisce più. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, donna? Attenzione a questo termine, abbiamo visto nel corso. Non è ancora giunta la mia ora. Ricordate come ha fatto il Vangelo di Giovanni, eh? La prima parte è il libro dei segni, la seconda parte, già lo sappiamo, è il libro dell'ora di Gesù. Tutto il Vangelo di Giovanni culmina questa ora. Che ho da fare con te, o donna? Poteva chiamarla mamma, no? Donna, non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Questa è una costante, lo vedremo poi nei Vangeli. Come vi ricordate quei passi dei Vangeli sinottici? Dice: tua madre e i tuoi fratelli ti cercano. Mia madre, chi è mia madre? Ah, quelli che ascoltano la parola di Dio la mettono in pratica. Quindi anche qui, vedete, cioè, ogni volta che Gesù entra in contatto con la Madonna, pure nel Vangelo di Giovanni, dice: ma come, non bastavano i sinottici? Sembra quasi, sembra quasi una bestemmia, no? Sembra quasi che la disprezzi, sembra che dice: ma che ho da fare con te, o donna? Dice, mamma, dice, mamma mia, una fortuna che dobbiamo essere devoti alla Madonna, insomma, no? Capite, no? Che c'è questa apparente, molto apparente, quello che in realtà, come nei Vangeli sinottici, non stava disprezzando, ma stava dando la più grande lode possibile. È chiaro che anche qui, dietro questa frase, che ho da fare con te, o donna, c'è un capolavoro. E infatti la Madonna non si offende. Ma non so, quando qualcuno ci dirà, poi ci siamo subito per malosi, ma ha risposto male. No, la Madonna ha capito bene, ha capito,
che la Madonna era intelligentissima, noi siamo abituati sempre a pensare alla Madonna in termini un po', per carità, devoti, ma la Madonna era un fenomeno, capito, con una mente completamente illuminata dalla parola di Dio, quindi ha capito benissimo quello che gli stava dicendo, e dallo sguardo ha capito quello che Gesù stava dicendo, e ha capito benissimo che stava per fare quello che lei voleva, perché qui, cioè, Gesù sembra che fa lo splendido, sembra che sia la vita proprio la Madonna, ma cambia idea, cambia i suoi progetti per accontentare, e per accontentare la Madonna non soltanto per l'affetto filiale, d'accordo, che c'è anche se non si vede, ma per il significato di questo segno, che è questo il più importante di tutti, perché ha diretto riferimento con l'ora. Allora, vi erano là seggiare di pietra, adesso il resto è un racconto descrittivo, no? Per la purificazione dei giudei contenente ciascuno due o tre barili. Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portate al maestro di tavola. Ed essi gliele portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, considerate che qui non ci viene detto come l'acqua è diventata vino, così. Non ci sono, capite? Non ci sono. Questo è un aspetto ancora un pochino poco pensato. Noi pensiamo ai miracoli come ha riempito d'acqua e è diventato vino. Gesù non ha fatto nessun gesto appariscente, quindi non c'è stato, no, ha fatto riempire le giare d'acqua. Quando l'hanno bevuta era vino. Cosa è successo, quando, come? Nessuno lo sa. Questo si sa, era acqua. E a un certo punto è diventato vino, così come quando vedono il miracolo della moltiplicazione dei pani. Guardate che non è successo niente, è successo che questi hanno cominciato a tirare fuori il pane, c'erano 5 pani e 2 pesci, cioè dopo che ne hai dati 5 sarebbero dovuti finire, ce n'erano ancora, ne danno altri 5 e ce n'era ancora, ne danno altri 5 e ce n'era ancora. Capite? Quindi non, come dire, non è che c'è stato con qualche cosa di appariscentemente eclatante. Anche quando faceva miracoli, Gesù non faceva queste cose, quindi lei li faceva in questo modo, no? Il maestro di tavola, che non sapeva da dove veniva il vino, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. Capite? Dice, il maestro di tavola, quindi il sommelier, dice: ma è buono questo coso. Dice, ma chiamò lo sposo e disse: non solo che questo l'ha fatto diventare vino, ma il nostro Signore, capite, che fa le cose in grande, non un vino qualunque, ma è il vino più buono che esiste. Chi di voi era presente alla veglia sabato scorso quando ci siamo letti un pezzetto di Tenera Amata? Ecco, questa è una delle chicche che il nostro Signore ha fatto, perché nell'altro mondo, altro che vino, a chi gli piace il vino? Qua il vino non ce lo possiamo gustare troppo, perché il vino deve bene tutita, perché se te ne bevi quattro già, purtroppo questa è una disgrazia, capite? Perché i piaceri di questo mondo, che dobbiamo imparare a gustarceli, non in quanto piaceri, ma come chicche, capite? Come piccoli antipasti che il Signore ci dà del resto. Quindi qui ci vuole la santa virtù della temperanza, perché temperate una cosa ma poco, perché purtroppo se te ne bevi di più col vino ti gira la testa, e con gli altri piaceri sensibili diventi indrogato, cioè cominci, stai tutto il giorno davanti alla televisione, tutto il giorno davanti al cinema, cioè tutti i piaceri sensibili hanno questa cosa qui, la suefazione e la tendenza a aumentare la droga, la dose, ecco, cioè diventare tutte droghe, capite? E quindi diventa umiliante proprio un essere umano, no? Perché diventi un dipendente, non è più una cosa che tu vivi. In paradiso non funziona così, sono tutte le cose molto più belle e non c'è nessuna, scusate, non c'è nessuna dipendenza, c'è la santa libertà, quindi tu ne puoi godere senza che la tua dignità ne sia in qualche modo offuscata e intaccata, no? Solo che questo dice: tutti servono dal principio il vino buono, e quando sono un po' briti quello meno buono. Tu invece conservato fino alla fine il vino buono. Quindi non è che Gesù ha moltiplicato, ha trasformato l'acqua nel tavernello, no, l'acqua altro che il Brunello di Montalcino, cioè ha trasformato nel vino più buono che esiste, più buono di quello di Claudio, con tutto il rispetto. Claudio, il vino di Claudio è straordinario, ma
confronto a quello che ha moltiplicato Gesù a Cana. Quello è vinaccio, quello là, capito? Perché quando Gesù moltiplica, moltiplica alla grande, quindi gli dà un prequel del vino. Vede che anche nell'ultima cena, non vi ricordate nei sinottici, prendete e bevetene tutti perché non berrò più del frutto della vita, attenzione, fino a quando, vi ricordate, lo berrò nuovo nel regno del Padre mio. Voi pensate che quando Gesù è salito al cielo hanno fatto un brindisi di vino? Urca! Cioè, un tributo, cioè le feste, cioè... Guardate che, attenzione, tutte quante le nostre piccole cose, anche le nostre... Cioè, quando si comincia a conoscere un pochino Dio, la sua bellezza e la sua bontà, cioè qui nella terra viviamo delle piccolissime, poverissime cose che però molto lontanamente richiamano quello che ci sarà. Cioè, se noi in un momento di festa ci viene naturale fare il brindisi, noi pensiamo che sia una cosa nostra. Se uno comincia a conoscere un po' queste cose, diviene subito il sospetto: questa non è proprio una cosa nostra. Noi sentiamo dentro il cuore che questa modalità è una modalità consona. Quindi ci saranno i brindisi celesti? Punto interrogativo. Io credo proprio di sì, perché poi se uno sente bene il Vangelo dice: non berrò più del frutto della vite fino a quando non lo berrò nuovo nel regno del Padre mio. E che significa questa cosa? Se l'italiano c'ha un senso, no? Anche i vini da messa sono buoni, ad alta gradazione, lo dico io, insomma, perché capito? Sono vini molto molto buoni, capite? Perché? Perché il vino che diventa il sangue di Gesù deve essere buono, il vinaccio, il vinaccio da Ambriacone, insomma, no? Il vinaccio da quattro sorti, capite? Allora, ci rivediamo bene queste benedette nozze di carne, sai, oggi vediamo, anche se ci vedessimo solo queste oggi sarebbe bene. Allora, numero uno, allora, come tutti quanti i miracoli, cioè subito, questo imparate anche quando, perché così, quando io me ne andrò, tra 100 anni, avete imparato un pochino come si legge il Vangelo, no? Allora, ogni volta che noi leggiamo un miracolo, c'è sempre il livello letterale, cioè questa cosa, la prima cosa dovete pensare, è successa esattamente così come nel Vangelo è narrato. Quindi, da un punto di vista di quello che appare, c'era un matrimonio, al matrimonio si beve, e il vino è finito, gli sposi starebbero in imbarazzo, e Gesù, per intervento della Madonna, che agisce senza che nessuno gliel'abbia chiesto, non è che gli sposi sono andati a piangere della Madonna, La Madonna ha visto questa cosa e è intervenuta di sua spontanea volontà, non gliel'ha chiesto nessuno, e ha ottenuto questa cosa. E dalla risposta di Gesù, che adesso vedremo questa ora, perché nel Vangelo di San Giovanni c'è un'altra cosa molto importante, che Gesù dice una cosa, ma con una cosa ne vuole dire due, tre o anche di più. Lo vedremo. Quindi questo è il primo livello. Allora, cose da cogliere. Il miracolo avviene per intervento della Madonna. Nel Vangelo di San Giovanni, se voi sapete che della Madonna già si parla poco nei Vangeli sinottici, d'accordo? Pochissimo. L'unico che parla un pochino di più della Madonna, se vi ricordate l'anno scorso, è l'Evangelista Luca. Tutto il capitolo primo, quindi tutti i misteri gaudiosi del Rosario non li diciamo. Invece, per esempio, Matteo della Madonna parla un po' meno, perché Matteo parla più di San Giuseppe. Marco, se vi ricordate, quando abbiamo fatto il Vangelo di Marco, il Vangelo dell'infanzia c'era proprio, quindi nei Vangeli sinottici la Madonna compare soltanto quando, sì, dicono che stava sotto la croce, tutti quanti, oppure quando Gesù dice tua madre e i tuoi fratelli li cercano, e quindi si prende quelle, ecco. Nel Vangelo di San Giovanni compare soltanto in due momenti e viene tutte e due le volte chiamata da Gesù donna, ma questo non è un dispregiativo. Allora, uno, al primo segno, alla prima uscita pubblica di Gesù, questa è la prima uscita pubblica di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Allora, la volta scorsa, cioè, abbiamo visto che Gesù comincia a incontrare però in privato i primi discepoli, ma questa è la prima uscita pubblica di Gesù. Matrimonio,
Dove ricompare la Madonna? Sparisce. Dopo questo episodio la Madonna scompare come se non ci fosse, sotto la croce. E San Giovanni è l'unico evangelista che cosa ci racconta? Donna, ecco tuo figlio. Fiore. Donna, figlio, ecco tua madre. La Madonna compare due volte, a Cana e sotto la croce. E che cos'era la croce? Nel Vangelo di Giovanni? Ah, l'ora di Gesù. L'ora di Gesù è l'ora della redenzione, l'ora della morte, passione, morte e risurrezione. Quindi la Madonna compare a Cana e è chiamata donna, compare sotto la croce, che è l'ora, ed è chiamata donna. Qui Gesù sta stabilendo evidentemente un legame tra le nozze di Cana e la morte in croce. Questo è evidente. Se la Madonna compare solo qui e sotto la croce e viene chiamata allo stesso modo donna, e Gesù allude esplicitamente all'ora in senso proprio, qui c'è un legame. Quindi che cosa significa? Che questo segno già ti fa andare direttamente sotto il Calvario, se tu capisci bene che significa. Cioè la trasformazione dell'acqua nel vino è quello che Gesù avrebbe fatto per tutta l'umanità alla presenza della donna, a cui tra l'altro l'avrebbe affidato, affidandola a San Giovanni, trasformando l'acqua in vino. E tra l'altro solo San Giovanni dirà che trafitto il costato con la lancia uscì subito sangue e acqua, acqua e vino. Quando il prete celebra la messa, voi sapete che la messa ci deve essere quella goccetta di acqua che viene mischiata nel vino all'offertorio, quindi si sono cominciati ad attivare tutti quanti i circuiti cerebrali. E cos'è l'acqua? Che cos'è il vino? Allora, l'acqua che cos'è? Noi abbiamo l'acqua, per carità, è la vita, d'accordo? Senza l'acqua non potremmo vivere. Però, se il nostro Signore mi permette che faccio una battuta per farvi un pochino sorridere, però per farvi anche capire, perché l'acqua nei confronti della vita è un bene prezioso, ma nei confronti del vino, a chi piace il vino, che vuoi bere l'acqua? L'acqua te la bevi tu, d'accordo? Se vedete, lo chiamavano Trinità di Bud Spencer e Terence Hill, quando arriva il bandito Mescala, dice: il vino, ma noi beviamo soltanto l'acqua. Ah, portami il vino, portami, che me voglio il vino, che papà, che ce faccio con l'acqua? Capito? Perché? Perché l'acqua è in odore, in colore, in sapore. Insomma, l'acqua naturale del rubinetto, per carità, se non ce la beviamo moriamo disidratati. Almeno dammi acqua frizzante, insomma. L'acqua, capito? L'acqua naturale del rubinetto, per carità, è indispensabile, però è acqua, insomma, no? Invece il vino è profumato, saporito, poi ti dà un pochino di moderatamente un pochino d'allegria, ti dà un po' di tono, no? Il vino, cioè te bevi un bicchiere di vino, te pigli subito un pochino, anche se uno fatto il digiuno, se bevi un bicchiere di vino te li pia subito, insomma, no? Allora capite che l'acqua simboleggia tutto questo, la morte, e il vino simboleggia la vita. Il contesto sono le nozze, il banchetto nuziale. Allora sapete che significa sto miracolo? Gesù qui sta facendo vedere attraverso questo segno, perché si chiamano i segni, non soltanto i miracoli, perché il miracolo reale che è avvenuto deve farti pensare, deve farti capire qualche altra cosa, perché questo che è il primo è la esemplificazione di ciò che Gesù avrebbe compiuto venendo sulla terra, cioè è il cuore della redenzione. Allora, la nostra acqua, la nostra vita, in odore, in colore, in sapore, perché schiava del peccato, delle passioni, altre cose, priva della luce, sarebbe stata da Gesù trasformata in vino. La vita bella, la vita felice. E dentro un contesto nuziale, qui c'è tutto quanto dietro la teologia dell'Antico Testamento, il libro del profeta Osea, alcune parti del profeta Isaia. Che tipo di rapporto vuole avere Dio con il suo popolo? Come uno sposo con la sposa. Quindi ti restituisco la vita che tu non c'hai, dentro un rapporto sponsale tra me e te. E attenzione, attenzione,
Tutto questo avviene su intervento della Madonna. Quindi la misericordia della Madonna, che lei non era così, perché lei era piena di grazia, lei già viveva questa dimensione, ma vede noi, poveri peccatori, che abbiamo solo l'acqua, e dice: dagli un po' di vino. D'accordo? Allora Gesù risponde: glielo darò il vino. Dammi tempo, fammi fare il ministero pubblico, mo per 3 anni devo predicare, poi morirò in croce. Ha voglia vino che ci avranno, ce l'avranno tanto, ci avranno pure l'Eucaristia. D'accordo? No, no, fate quello che vi dirà. E la Madonna ha capito, io adesso, attenzione, perché nell'ora, il duplice significato, l'ora designa sia l'ora ora del Vangelo di Giovanni, quindi l'ora della passione, l'ora della redenzione, l'ora della rinascita dell'umanità, ma anche l'ora di fare miracoli. Quindi non è ancora giunta l'ora di fare i miracoli. Io ancora ho appena chiamato i primi discepoli, il primo miracolo non è questo. Tranquilli, fallo subito. E Gesù lo fa subito, capito? Perché dice: mo questo lo faccio, perché questo sarà, come dire, numero uno, farò capire, numero uno, che le primizie dei miracoli le do a mia madre, primo, che il segreto per ottenere ogni grazia è mia madre, secondo, e terzo, in questo contesto, con questo miracolo, a chi c'è il cervello, farò subito capire tutto quello che voglio fare di bene a favore dell'umanità. Fa il miracolo. Ha capito? Le nozze di Cana. Questo è, cioè, ci sarebbe da parlare, da dire anche ulteriori ultre cose, perché su questo miracolo, che è uno dei miracoli più importanti, un miracolo assolutamente focale, è stato scritto tanto, è stato scritto. Quindi, questa è una piccola sintesi, però capite che ci sta dietro. Quindi, perché questo è il primo segno, l'ultimo segno qual è? La risurrezione di Lazzaro. Cos'è la risurrezione di Lazzaro? Stessa cosa? La risurrezione di Lazzaro non è come, cioè, capite, l'impero che Gesù manifesta anche sulla morte corporale, capite, non è un fatto decisivo, perché Lazzaro è stato risuscitato da Gesù, ma poi è morto, quindi non è come la risurrezione di Gesù, non è la vittoria definitiva sulla morte che Gesù ha avuto per sé, che la Madonna ha già vissuto, però comunque è la dimostrazione che la morte, che è l'ultima conseguenza brutta della vita brutta in cui ci siamo cacciati noi con la nostra, purtroppo, libertà mal utilizzata, non ci tiene sotto scacco. Cioè, Gesù la fa secca in qualunque momento. Voi sapete che ci sono state nel corso della storia, Sant'Antonio che è più famoso, delle risurrezioni reali, come quella di Lazzaro, operate dai santi. Quindi, perché se Dio vuole, un morto dal cimitero ce lo chiama, anche adesso. Non per farlo partecipare pienamente della immortalità di Gesù, quindi lo chiama dal cimitero e morirà, così poraccio, sto povero disgraziato, la morirà 2 volte anziché una, quindi non è una bella cosa. Però se Dio vuole, questo lo fa, capito? Ma non è questa la cosa più importante, perché la cosa più importante è che la morte del cuore, ma questa si vince già da adesso, subito qui, non è più una realtà che ci appartiene in questo mondo, nella misura in cui viviamo con Gesù. Attenzione, dopo questo fatto andiamo a vedere, vedete, diede inizio ai suoi miracoli in Cana, manifestò la sua gloria. Attenzione, questo è un altro tema tipico del Vangelo di Giovanni, la gloria di Gesù si manifesta principalmente non nella risurrezione, ma in croce. La massima manifestazione della gloria di Gesù avviene quando si trova crocifisso, cioè, quindi capite, quando da un punto di vista umano essere crocifisso in quel modo non è la gloria, quella è la massima umiliazione possibile e immaginabile che si possa concepire. Questo è il paradosso. Lì risplende la massima gloria di Gesù. Perché in quel momento Gesù manifesta l'assoluta potestà e l'assoluta capacità di amare che ha, e che è capace di, come dire, stare lì potendo fare altro da Dio solo in forza dell'amore infinito che lo lega al compimento della volontà del Padre e all'amore per la nostra redenzione. Possiamo cominciare a pensare, cioè è stato più grande Gesù a rimanere in croce, nonostante che potesse fulminare tutti e potesse scendere e fare il miracolo strepitoso. Immaginate, no? Immaginate
Ma immaginate un altro film, voi sapete come adesso stanno facendo in America, l'ultima, siccome siamo tutti quanti drogati di televisione, sapete l'ultima cosa che hanno fatto? Avete visto le serie TV? Avete mai visto una serie TV? A me qualche serie TV, vi confesso, poliziesca, mi piace un pochino, quando posso, insomma. Allora, tu una serie è avvincente, no, perché tu non sai come va a finire, no? Poi una volta che hai visto non va a finire, e se finiva diversamente, allora adesso hanno fatto così, che tu c'hai con la televisione interattiva, c'è una serie, dopodiché finale 1, finale 2 e finale 3. Prima del finale 1, poi devi il finale 2 e poi devi il finale 3. Fico, eh? Caruccio, no? Allora, immaginiamoci un attimo. Gesù fa un'altra cosa. Scende dalla croce. Cioè, come stava? Vum! E a quello dice, e adesso che facciamo? Ma è più Dio a fare questo o a non farlo potendolo fare? Dobbiamo rispondere al nostro cuore, dobbiamo dire, cioè tu prova a pensarci, è più divino, è più grande, è più forte, è più da dire, ma tu sei proprio un grande, capito? Come ti viene da dirglielo? Cioè, se avesse fatto una cosa così, noi non possiamo, cioè dobbiamo sforzarci, capito? Perché se ci stessi io in croce, che ce posso fare? Se mi mettono in croce a me, che faccio? Ma voi capite? Cioè, potendo veramente scendere con tutti che ti stanno a dire, oh, se sei figlio di Dio, scendi, fammi vedere, scendi. Cioè, sta provocazione continua. Cioè, sei più Dio a non farlo o a fare quest'altro finale della serie? Punto interrogativo. Secondo San Giovanni, è più Dio a non averlo fatto, perché proprio perché non l'ha fatto, che la sua gloria, cioè la gloria di Dio, è una capacità infinita di amore, si manifesta al massimo grado possibile. Perché più manifestata di come è stata manifestata non è possibile, immaginabile. Ecco perché ha scelto anche la morte peggiore che ci potesse essere, nelle condizioni assolutamente più umilianti, tradito da un apostolo, capito? Dice, sai, moro in croce, ma no tradito da uno che mi sono cresciuto, che è come una serpe dentro il grembo per 3 anni, che mi ha condiviso tutto quanto, no, così, capito? Quindi, cioè, con tutte le circostanze che peggio di quelle non ci potevano essere, la Madonna ci doveva essere, ma voi immaginate, è stato un dolore atroce per Gesù averci la Madonna sotto la croce e viceversa. Dice, ma almeno mia madre la lascio a casa. Tanto a quei tempi c'era Facebook, non c'erano le dirette, non c'erano i telegiornali. Quindi quando la notizia arrivava a Gerusalemme, mancava 5 minuti che arrivava la notizia e 2 minuti dopo la madre Gesù, è finito mamma, non ti preoccupare, eccomi qua, sono risolto. No, capito? Quindi con tutte le circostanze che peggio di così non si poteva immaginare. Quindi secondo San Giovanni proprio questo ti dice chi lui è. E adesso però, dopo che Gesù ha fatto questo primo segno, ecco il suo primo giorno da Dio. Dopo questo fatto, discese a Cafarno insieme con sua madre, i fratelli, i suoi discepoli, si fermarono là solo pochi giorni, quindi siamo ancora in Galilea. E io già pensavo quest'estate che forse riandremo lì, quindi Nazareth, Cafarno, sono i resti proprio sul lago, quando si fa la traversata sul lago di Galilea, con la barca che hanno ricostruito, la barca simile a come era anticamente, poi approdi all'altra sponda, interessante se mangia male, ma quando approdi all'altra sponda e te mangi il pesce di San Pietro, una delle cose, con le patate vicino, una delle cose più buone che esiste, proprio che tu torni dalla Terra Santa e dici, ma sono mangiato il pesce San Pietro, è proprio spettacolare, proprio, no? Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Si dice salì anche se, come dire, salì perché Gerusalemme sta a 700 metri d'altezza, ma in realtà Nazareth sta a nord e Gerusalemme sta a sud della Palestina. Comunque il linguaggio è salì a Gerusalemme. Beh, trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e i cambi avuti seduti al banco. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambi avuti e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse:
portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. I discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Antico Testamento. Tra l'altro questo è il motto dei Carmelitani: zelo, zelatus sum. Erano le frasi del grande primo profeta Elia, veramente un bello, bello ruspante. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno tu fai? Attenzione, quale segno ancora? Quale segno tu fai e ci mostri per fare queste cose? Come ti permetti tu? Questa è la casa di Dio. Che te metti a fare il matto dentro la casa di Dio? E allora rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Attenzione. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Poi vediamo, ci fermiamo con questo sommario conclusivo che è caruccio ed è bello, poi non andiamo oltre. Attenzione, quindi abbiamo visto questo gesto. Perché Gesù agisce da Dio? Perché i farisei glielo dicono: oh, che te metti a fare? Questo è il tempio di Dio. Come osi tu dentro al tempio di Dio metterti a far cagnare e baccare? E Gesù che risponde: distruggete questo tempio e io in 3 giorni io lo farò risorgere. Stava già alludendo un'altra volta al mistero della sua, quindi dice: perché faccio questo? Perché io sono figlio di Dio e te lo dimostrerò. Tu ricordati quello che ho fatto oggi, ci credi che sono figlio di Dio? Aspetta 3 anni, poi vedrai quello che succede. E quel tempio di mura, voi sapete, no? Sapete che il tempio è il luogo dove Dio abita. Ecco perché vi ho sempre insegnato, mo state piano piano imparando, poi imparerete sempre meglio, il rispetto che si deve al luogo sacro, d'accordo? Che oggi è cosa che si è smarrita. Perché lì dentro, cioè, quella è casa del Padre Eterno, non è casa tua, perché nella chiesa consacrata, ancora di più quando è presente il tabernacolo, tu stai ospite, capito? Cioè, che cosa significa? Che tu entri in un campo che non è il tuo. Cioè, a casa di Dio si possono fare le cose di Dio. Quindi a casa di Dio, diceva Padre Pio, si parla di Dio o si parla con Dio. Non possiamo passarotto tra di noi, non possiamo far baccano, non mi posso mettere a mangiare o a fare cose, capite, che non funzionano, punto, perché è la casa sua. Attenzione, ma qual è il luogo dove Dio ha abitato per antonomasia? Il corpo di Gesù, cioè Dio sulla terra ci ha avuto un'abitazione vivente e quella è stata nostro Signore Gesù Cristo. Quindi sta attento, dice: questo che tu vedi, dice, abita qui dentro Dio, ma guarda che Dio abita dentro di me, perché io sono uguale a Lui. Quindi io qua dentro faccio come mi pare e posso fare un gesto forte per ricordarti che la casa del Padre mio, attenzione qui subito Gesù usa il termine forte, ve l'ho detto quando abbiamo fatto gli incontri introduttori, quando Gesù dice Padre mio lo dice in senso forte, non dice padre adottivo, è padre naturale, capite? Lui si chiama Uios, quindi figlio naturale di Dio, non tecna, figlio adottivo. Quindi faccio questo agendo da Dio e te lo dimostrerò. Qui poi c'è un tema tipico del Vangelo di San Giovanni. Lui dice: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Non capiscono di quale tempio parlava, perché lui, Gesù, gioca su questa doppia valenza del tempio. Questo tempio di pietra è il luogo dove Dio abita, ma Dio per antonomasia abita dentro di me perché io sono il figlio. Quindi fa questa, come dire, sottile, si chiama tecnicamente l'ironia giovannea, lo dico. Sto tempio ci hanno messo 46 anni per farlo, che era l'ultima edizione ristrutturata da Erode, e tu lo distruggi e lo edifichi in 3 giorni. Quindi, lo fanno apparire come ridicolo, no?
Ma Gesù non teme di apparire ridicolo, lo vedremo quando fa il discorso del pane io disceso dal cielo. Dice, chi mangia di questo pane, il pane che darò la mia carne per la vita del mondo, cioè, dice, la tua carne, abbiamo già visto la volta scorsa, no? Ma egli parlava del tempio del suo corpo, quindi lì non hanno capito. I discepoli, questo nome Giovanni, si ricordarono che aveva detto questo quando fu risuscitato dai morti e credettero alla parola di Gesù. Qui c'è anche un'altra cosa, dobbiamo sempre fare attenzione. Questo è un altro tema tipico del Vangelo di Giovanni, proprio tipico della fede. Molte volte noi quello che Dio sta facendo, quello che Dio sta dicendo, non lo capiamo subito. Nel Vangelo di San Giovanni c'è, molte volte Gesù fa delle cose, sa quello che fa, sa che non ci capiranno niente, ma che ci capiranno dopo. Lo vedremo quando arriveremo alla lavanda dei piedi. Questo lo conoscete, l'ho già molti. La lavanda dei piedi ne parla soltanto da San Giovanni. Quando Pietro si ribella, dice: ma che sei matto? Ma che me lavi i piedi a me? Ma non esiste proprio. E diceva bene, perché, capite? Perché gli schiavi non potevano lavare i piedi al padrone. Gesù cosa risponde? Quello che io faccio, tu adesso non lo capisci, lo capirai dopo. Adesso non lo capisci, lo capirai dopo. Questa è un'altra cosa che a noi, ve lo dico, confesso pure a me non mi piace proprio per niente. Io vorrei capire subito tutte cose, ma con il nostro Signore questo discorso è meglio che cambi aria, non se c'è, non hai capito. Il nostro Signore vuole la fede, tante cose vuole, cioè lui vuole che tu non capisca, ha voglia di svelarti, cioè dici: ma Signore fammi capire. Lui sta dall'altra parte, dice: figlio mio, è inutile che me lo dici. Io ti rispondo: ma io voglio che tu non capisci, perché questo è bene per te, lo capirai quando sarà il momento di capire. Pensate quante cose nella vita mia veramente l'ho capito, alcune cose successe che mi hanno fatto stare male, che mi hanno fatto soffrire anni dopo, e alcune cose ancora non ho capito adesso. Se capirò, sicuramente quando saremo morti capiamo tutto. Qui il nostro Signore, quando è ora che ti fa bene capire, dice che tu arrivi a un certo momento, vedete, quando hanno capito, quando è risolto, hai sentito, ma tu guarda un po', adesso, che bella memoria pure, perché 3 anni dopo si sono ricordati questo piccolo particolare, ci aveva detto distruggi il tempio, e questo è risolto dopo 3 giorni, ma allora parlava... Capite, no? Questo è formativo anche, altamente formativo anche per noi. E adesso ci vediamo la chicca finale e poi ci fermiamo. Quasi mamma mia, qui il tempo si vuole. Comunque, mentre era Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni, ancora questo termine che faceva, credettero nel suo nome. Quindi qua già ci fa capire San Giovanni che di miracoli ne ha fatti altri, non li sta descrivendo. Gesù ne ha fatti tanti durante, cioè, ne ha fatti veramente tanti, molti più di quelli che stavano descritti nei Vangeli. Attenzione, Gesù però non si confidava con loro perché conosceva tutti. Attenzione, questo è conoscere. Non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Questa è un'altra chicca, evidentemente scritta da chi Gesù lo conosceva bene, questo è proprio frutto del sacco di San Giovanni, d'accordo? Proprio della farina del sacco suo, vedendo che detto nel suo nome, ma Gesù non si confidava con loro. Quindi Gesù si confidava soltanto con chi sapeva che si poteva confidare, perché sapeva quello che c'è in ogni uomo. C'è l'eco del Salmo bellissimo 138: tu mi conosci fino in fondo, non ti erano nascosti quando mi creavi nel grembo di mia madre, tu mi scrudi e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, prendi da lontano i miei pensieri, mi scrudi quando cammino e quando riposo. Quindi lui conosce l'interno dell'uomo. Sapete che conoscere l'interno dell'uomo, neanche noi conosciamo l'interno di noi stessi, state attenti, noi non ci conosciamo bene. Riconoscerci bene è un dono del Signore, cioè si conosce bene chi fa un buon cammino di
di santificazione e di conversione, nella misura in cui la luce del Signore lo aiuta, perché noi non ci conosciamo, non siamo giudici buoni di noi stessi, né in bene né in male, perché noi non conosciamo né la bellezza che ci portiamo Dio, che il nostro Signore ci ha dato, e né tante nostre miserie e debolezze che non siamo in grado di discernere, di conoscere, di comprendere. Ma lui lo conosce. Bene, per oggi ci fermiamo, se no poi, tanto ho detto, se ci mettiamo 2 anni col Vangelo di Giovanni iniziamo a correre, perché il senso di questi incontri è che proprio uno si vede proprio centellina, insomma, no? Capite che monomelia domenica, immaginate se fa la nozze di Cana, avessi fatto 45 minuti di predica, qualcuno sale, non si possono fare, ma il senso di questi incontri è che proprio uno si prende tutto il tempo che vuole e se li gusta, no? Va bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda la sua pace e la vita eterna. Amen.